dalla sosta allo sprint, 2 mesi e mezzo per giocarsi la promozione in Serie B. La parola ai tifosi. Cosa sperano, cosa temono, cosa chiedono alla società, alla squadra e al tecnico. Scommesse a tutto campo con la SNAI, i pronostici sulla Serie A e sui principali appuntamenti del weekend. Minuti alle 21, buonasera, ben trovati a tutti voi. Pescara Channel Ultimo Minuto torna puntuale come ogni venerdì per della pura informazione pescarese direttamente dagli studi di TV6. Siamo giunti al momento della sosta, il Pescara è in crescita di rendimento. Peccato purtroppo che domenica scorsa i punti di distacco dalla capolista, il Verona, siano cresciuti da 4 a 6. Nonostante questo, naturalmente il Pescara tenta lo sprint finale, prova dunque a giocarsi la promozione in Serie B. Questa sera parleremo di tutto questo, scenderemo nel dettaglio di tante questioni con due importantissimi ospiti. Prima di introdurveli io saluto come sempre l'esperto Totò De Leonardis. Buonasera. Buonasera Totò. Ogni venerdì devo cambiare, sennò è troppo monotona la cosa. E accanto a Totò, la voce ufficiale del Pescara di TV6, Giovanni Tontodonati. Buonasera. Buonasera. E ancora un saluto alla nostra Daniela Ercolani in postazione mail. Buonasera a tutti, io come sempre vi ricordo che se avete domande scrivete alla nostra email pescarachannel@tv6.it o chiamateci al 85 935 9843. Perfetto, questa volta Daniela ha ricordato il numero. Io a questo punto vi introduco i nostri due ospiti. Buonasera e grazie mille ad Eusebio Di Francesco, allenatore del Pescara, grazie tante per essere qui, e a Daniele Sebastiani, amministratore delegato del Pescara. Buonasera. Grazie mille. Totò, prego. Innanzitutto saluto e ringrazio gli ospiti perché cioè questa è la trasmissione in cui si parla di calcio, quindi il massimo è parlarne con gli addetti ai lavori. Posso andare via io? No, tu so che insomma fai anche calcio attivo, mi hanno detto, insomma, se presto ci sfideremo, questo lo sai, però Di Francesco non giocherà con te, spero. E quindi niente, quindi siamo molto felici di fare questo tipo di trasmissione stasera, in particolare c'è la sosta del campionato, sosta per modo di dire, nel senso che non si gioca domenica, però credo, anzi so che insomma al Pescara stanno lavorando tantissimo, forse più che nelle precedenti settimane, vero Eusebio? Insomma, questo è un momento particolare soprattutto per te, per la squadra, perché il tuo obiettivo è quello di crescere, insomma, l'hai detto più volte. E credo che il lavoro che stai facendo è proprio in questa prospettiva, insomma. Di crescere in senso generale, Nella certo. condizione, nella ricerca del gioco e quant'altro. Questa settimana è venuta proprio nel momento giusto per poter prima di tutto caricare un pochino il lavoro e dare più intensità al lavoro. Durante questi giorni abbiamo fatto diversi doppi allenamenti per poi ricominciare martedì dalla settimana tipo per pre-gara, per andare a affrontare al meglio la partita contro la Ternana. Ecco, in ogni caso, voglio dire, a questo lavoro supplementare la squadra ci è arrivata nella migliore condizione, insomma. Io parlerei in particolare della gara di Andria, al di là, cioè, soprattutto mi è piaciuta la tenuta della squadra, cioè questa forza fino all'ultimo minuto su un campo quasi impossibile, insomma. Voglio dire, anche tu hai notato questo passo avanti anche sul piano della, non solo della qualità del gioco, ma in particolare della tenuta e della voglia della squadra, insomma, della mentalità. Beh, la voglia, io penso la mentalità è cresciuta sin dalla prima partita, questo ne sono convinto, perché lo si leggeva, lo si vedeva da parte dei ragazzi nell'impegno. È ovvio che sono migliorate anche sia la tenuta ma anche l'organizzazione, quello che volevo un pochino nella fase di gioco, specialmente nella fase offensiva. Ho cambiato modulo domenica scorsa per cercare di trovare qualcosina in più davanti, e sul piano del gioco, sul piano del palleggio ho riscontrato degli ottimi risultati. Hai avuto appunto risposte positive anche da questo nuovo metodo. Poi voglio dire, nel calcio gli schemi, i moduli sulla carta sono tutti belli, però poi voglio dire, il fatto che tu trovi sul campo la risposta è quella la cosa più immediata, quella che fa
ti fa capire che il tuo lavoro sta andando avanti, insomma, questa risposta tu l'hai avuta, insomma, con me. Sì, sì, no, il lavoro e la risposta viene data da quello che tu prepari in settimana e dalla ricerca delle giocate che fai, in questo caso parlo della fase offensiva, sono fondamentali. Ritrovarle in partita è il massimo, è ovvio che vanno migliorate, vanno limate, bisogna continuare. Il lavoro deve continuare, ci sono, come si suol dire, ci sono ancora i lavori in corso, è importantissimo continuare a lavorare, però sappiamo anche tutti che non abbiamo tantissimo tempo, nel senso che qua urge fare risultati importanti per poter avvicinare il Verona. Ecco Daniele, ovviamente la società in questo momento credo che sia soddisfatta per come stanno andando le cose, insomma c'è stata questa scossa che serviva sicuramente e probabilmente non è stata una scommessa, nel senso che voi di Francesco lo conoscevate benissimo, non a caso l'avete già preso nel settore giovanile, quindi credo che insomma voi state raccogliendo quello che vi aspettavate più o meno. Sì, beh, di solito quando si cambia un allenatore lo si fa anche per dare una scossa all'ambiente. Nel caso nostro, come dici tu, non voglio dire che l'avevamo un po' programmato, però nel momento in cui siamo andati a prendere Eusebio per il settore giovanile, in cuor nostro noi sapevamo anche che forse era un po' sprecato per il settore giovanile. Beh, io ci avevo pensato la sera della presentazione, poi l'ho detto a qualcuno vicino, anche perché io non ho fatto mai mistero del senso voler far polemica, insomma, che non è che mi entusiasmasse il lavoro di chi l'ha preceduto, per cui pensavo che potesse essere già allora anch'io avevo questo tipo di beh, idea, però insomma. Per la verità noi non eravamo, no voglio dire, io non faccio polemica, l'intento è meglio non riaprirla questa cosa, certo. Io dico una però cosa che nel, ho detto nel nostro progetto, che ho detto anche prima, insomma, nel nostro insomma. Progetto Eusebio faceva parte di un progetto un po' più ad ampio respiro e quindi era visto anche sotto questo aspetto. Giovanni, vuoi fare la domanda? No, io volevo aggiungere, tornando alla gara di Andrea, analizzata, vista e rivista più volte, l'ho detto anche prima di iniziare la trasmissione, visto il Pescara migliore della stagione, ma non perché abbia creato tantissime occasioni di gol, parlo di convinzione, di intensità tanto ricercata dal mister da quando si è seduto in panchina al posto di Antonello Cucurezzu. Ho visto una squadra che dal primo al 90° minuto ha comandato la partita, se si eccetto insomma quel blackout successivo alla presa del gol, lì ci sono stati 10 minuti di sbandamento, poi il Pescara ha ripreso a immaginare il gioco su un campo molto molto difficile che noi abbiamo avuto modo di constatare, perché per fare le interviste ad Andrea bisogna attraversare il terreno di gioco ed era veramente impossibile, quindi io credo che Di Francesco possa essere molto molto soddisfatto della prova di Andrea e di lì ripartire. Poi certo qualche problema c'è, abbiamo parlato molto dello sbocco della manovra, negli ultimi 20 metri si fa ancora un po' di fatica, arrivano i cross al centro nell'area di rigore, mister, ne abbiamo parlato anche dopo la partita, però insomma non, diciamo che scarseggiano un po' le occasioni da gol, lì secondo me va a migliorare. Ma al di là di questo, negli ultimi 20 metri è un discorso un po' particolare. Io sono contento per il lavoro della squadra, perché quando si lavora e si fa tanto possesso palla lo si fa per cercare di creare la possibilità di arrivare con più facilità e con più uomini dentro l'area avversaria. Ci siamo arrivati benissimo fino ai 20 metri. Abbiamo calciato, secondo me, io l'altro giorno riguardavo la partita con i ragazzi, 8-9 volte dai 16-18 metri, con poca precisione, magari anche non aiutati dal terreno di gioco. Però anche cross tantissimi. L'unica pecca è magari la convinzione che in questo momento manca, o anche il momento particolare dei nostri attaccanti, che si fa fatica a trovare il gol, che diventa più un fattore psicologico in questo momento che di condizione. E devo dire che dobbiamo essere tutti quanti bravi, ho detto ai ragazzi, anche non solo con gli attaccanti ma anche con i centrocampisti, andare a cercare un pochino di più il gol con tutti i cross che abbiamo fatto, con la mole di gioco che abbiamo creato. Io poi volevo valutare, ero curiosissimo, perché nelle partite più importanti si guarda il possesso palla. Io penso che andare ad Andrea e fare tenere banco tutta la partita, o perlomeno come hai detto tu, il blackout di 10 minuti dopo il gol che abbiamo preso, che è stato anche quello, ha ridato un po' di entusiasmo a loro e un pochino a noi ci ha tolto qualcosina, era la prima volta che si sono affacciati nella nostra area. Sa significare che sia nella fase difensiva che nella fase di possesso la squadra aveva fatto molto bene, io non potevo che essere contento. Perdonami Totò, come avevamo previsto già abbiamo un telespettatore in linea. Va bene. Pronto Pescara Channel? Sì, buonasera a tutti, sono Mimmo da Pescara. Ciao Mimmo. Salve, volevo esprimere un breve giudizio e poi un paio di domandine se era possibile. Prego. Beh, niente, dopo la partita di Andrea ovviamente si
sicuramente siamo molto più fiduciosi che dopo, nonostante il pareggio, dopo le due vittorie in casa. Sembra che mister Di Francesco abbia preso la strada giusta. Forse quel 4-3-3 che aveva ipotizzato sin dall'inizio mi sembra lo schema più adatto, visto che copre meglio il campo. Si vede subito, insomma, quando respingiamo noi la riprendiamo noi, quando respingono gli altri la riprendiamo sempre noi. Insomma, mi sembra che la squadra sia messa molto bene in campo. Sì, ci mancano gli ultimi 20 metri, come dicono, però visto che con Di Francesco ci mancano 20 metri dopo 5 partite, con Curetto ce ne mancavano 95 dopo 6 mesi, insomma, mi sembra che i progressi siano stati notevoli. Una domanda al dirigente. Prima del campionato io intervenivo in un'altra trasmissione, le chiesi, quando avevamo a disposizione Gazzelli come direttore generale, e noi avevamo appena preso Lucchesi, e le chiesi, dico, ma forse non era meglio prendere un direttore sportivo piuttosto che Lucchesi, che negli ultimi tempi aveva fatto sempre il direttore generale? Lei mi rispose e mi disse, ma vogliamo mettere in dubbio le capacità di Lucchesi? Beh, io sinceramente penso che con un direttore sportivo non avremmo fatto una squadra del genere all'inizio del campionato, non per la bravura dei giocatori, ma per l'assortimento. Grazie. Ok, grazie Mimmo, ciao. Posso rispondere? Certo. Ma io rispondo come ho risposto all'inizio del campionato, perché sono convinto che Lucchesi, sotto l'aspetto tecnico, abbia lavorato bene. Se siamo là secondi vuol dire che, insomma, ha allestito una buona squadra. Certo, si può fare sempre meglio, però voglio dire, oggi noi come società siamo assolutamente soddisfatti. Bene, torniamo a Eusebio in particolare, vediamo di conoscerlo meglio, cioè lui è conosciuto, ma proprio per quello vorremmo ribadire qual è la, cioè lui non arriva da Carnea a Pescara, insomma. Eusebio Di Francesco è uno che ha fatto più di 200 partite in Serie A, ha vinto uno scudetto con la Roma. Ha giocato 12 partite in nazionale e tra le altre cose ha lavorato probabilmente con la crema dei tecnici attuali, insomma. Tu mi sembra che hai fatto l'esordio con Gigi Simoni, il primo campionato da titolare, insomma, che allora Gigi Simoni, diciamo che all'epoca era un allenatore anche all'avanguardia rispetto a quelli. E dopodiché hai lavorato con Lippi, hai lavorato con Spalletti, hai lavorato con Rico. Con Orrico, insomma, tutto, cioè, ecco, ovviamente con Seman, oltre Capelli, che con Cagni, con ultime volte. Voglio dire, il tuo modo di fare l'allenatore ha preso qualcosa da tutti questi personaggi, da questi fior di allenatori che tu hai avuto in carriera, insomma, che poi tra l'altro per un centrocampista credo che sia molto più facile assimilare certi concetti, o no? Ma ho preso un po' di tutto, sia gli aspetti negativi che positivi, nel senso ciò che quando da giocatore odiavo cerco di non rifarlo con i miei ragazzi. Che nel cosa senso, odiavi in particolare? Ma la poca coerenza da parte degli allenatori, il poco rispetto nei confronti dei giocatori, ma nell'insieme anche delle persone che ci circondano, le persone che lavorano con noi, che possa essere dal semplice magazziniere a tutt'altra, alla società o al presidente, le persone più importanti. Secondo me nella vita, come nel nostro lavoro, bisogna avere grande rispetto per tutti e io ne faccio una base per poter avere anche un dialogo ed essere sempre sereno nelle scelte che vado a fare. Questo penso sia una cosa molto importante, ma al di là di questo, insomma, sotto invece l'aspetto tecnico ho avuto dei grandi insegnamenti, tra cui il primo, il più grande insegnante di tutti che ho avuto è Zeman, perché sotto il profilo sia della capacità tecnica ma anche di quella umana, perché ritengo che mi abbia insegnato i valori importanti dello sport e del calcio, il fatto della serietà, del rispetto degli avversari. Lui batteva molto su questa cosa e dopo, quando ci si riflette e si cresce, si pensa tantissimo a quello che l'allenatore cercava di darti, di regalarti, esenso umanamente, e sono degli insegnamenti importanti. Cioè, superando quello che è un po' in Italia, un po' il concetto di tutto, è quasi la cultura della vittoria a tutti i costi, voglio dire. Mentre invece la filosofia di Zeman, ma sia proprio quello, il rispetto degli avversari,
Comunque il concetto è che tu la partita te la giochi, poi il campo decide, insomma, è una cosa molto più serena forse rispetto a... Beh, non è, non è tanto morale questo, si fa tanta morale su questa cosa qua, però effettivamente poi alla fine vogliamo tutti il risultato. Tante volte mi sento dire, vabbè, mister, non conta, giochiamo male e vinciamo, oppure quando si giocava sento dire, l'importante è vincere. Sì, ovviamente è importantissimo vincere per il morale e tutto, ma per un allenatore come me, come la penso io, è bello poter vincere magari giocando anche una grande partita. Non sempre lo si può fare, però la filosofia è questa qui e la porterò sempre avanti, sono convinto di questo. Ecco, tra l'altro io vorrei tornare su un concetto che hai espresso prima, quello che, cioè, negli ultimi 20 metri ci devono arrivare pure i centrocampisti. Vorrei citare un particolare, insomma, che tu con Zeman, il secondo anno di Roma, credo, hai segnato 8 gol, che per un, cioè, credo che sia il tuo massimo in carriera, quello di aver segnato di tanto. Realizzazioni, sì. No, proprio perché il tuo ruolo era un po' diverso, cioè hai segnato, non so, 4 gol il primo anno, 8 il secondo, quindi proprio con Zeman, quindi con quel tipo di gioco che comunque è importante, cioè la squadra deve funzionare non soltanto con i tre davanti, voglio dire, nel 4-3-3, ma insomma come collettivo, quindi vale molto anche la partecipazione di chi sta a centrocampo. È come il concetto della difesa, che quando si prende gol si dà colpo sulla difesa. Non è vero assolutamente, perché il primo difensore è l'attaccante e giustamente bisogna essere bravi in tutti i reparti per poter dare solidità anche alla fase difensiva. Sono due fasi, quella offensiva e difensiva, e bisogna cercare di farle al meglio tutte e due, ma ci partecipano tutti i giocatori, non solo uno. Anche il portiere partecipa alla fase di possesso, perché nel mio modo di giocare lo stesso Pinna è impegnatissimo anche con i piedi a giocare per cercare di non buttare mai via la palla. Beh, questo è proprio un concetto forse zemaniano, nel senso che già da allora che nasce questo più o meno, insomma, io ricordo... Beh, ovvio che con Zeman, che ha grandi caratteristiche offensive, era forse meno attento alla fase difensiva. Io ho cercato anche di prendere qualcosa da quelli più bravi nella fase difensiva, cercando di riportare anche più equilibrio alla squadra. Ha lavorato anche con Cagni e Fascelli. Sì, appunto, insomma, Cagni in particolare era bravo nella fase difensiva. Beh, un po' tutti, anche Capello, insomma, anche grandi giocatori, sono anche le esperienze che si fanno, ma poi nel calcio c'è sempre un'evoluzione, bisogna guardarsi sempre attorno, ci sono dei tecnici veramente in gamba, preparati. Ce n'è uno che, esempio, che non sta allenando, che è Marco Giampaolo, che è stato esonerato, secondo me è un ottimo tecnico sotto tutti i punti di vista. Per quello, quando si va in giro, non si finisce mai di imparare, come nella vita, in tutte le cose si cerca sempre di apprendere e di rubare qualcosina agli altri. Totò, di nuovo un tifoso in linea, pronto Pescara Channel. Ciao Benedetta, sono Massimo. Ciao Massimo, ti ho riconosciuto. Massimo, breve Massimo, dici, domanda Massimo, dici. Domanda breve. Sì, non allora, fare dai. No, non faccio esquisizione. Allora, innanzitutto faccio gli auguri al nuovo mister Di Francesco, perché ultimamente sento che non sa allenare, gioca a fare. Io personalmente sono abbastanza contento. Effettivamente, se vediamo, lui non ha fatto due pareggi e due vittorie, ma per me personalmente, che contro il Lanciano ci hanno rubato anche il gol, per me ha fatto tre vittorie e un pareggio. Niente, poi per la società chiedo all'amministratore, da molte parti si sente dire che a fine stagione Lucchesi venga sostituito, ma se dovesse arrivare un direttore sportivo rimarrà come direttore generale oppure verrà sostituito definitivamente? Grazie Massimo, ciao. Evidentemente si sente dire da molte parti, meno che in società, Lucchesi ha un contratto con noi per 2 anni e nessuno lo ha messo in discussione, lo metterà in discussione. Poi se Lucchesi ha altre mire, magari è un problema, sarà un problema che toccheremo a tempo debito, però per noi Lucchesi fa parte della nostra società, del nostro gruppo e resterà con noi. No, a parte tu, se posso intervenire, non credo che questo sia un problema che riguardi in questo momento la Pescara Calcio, insomma, questo... Ora bisogna veramente, l'obiettivo è quello, insomma, l'obiettivo è quello di arrivare comunque a giocarsi la Serie B. Bisogna concentrarsi su questo dire, aspetto tutto qui. Tutto il resto, queste cose sulle possibili variazioni, eccetera, io credo che lascio il tempo che trovo, probabilmente servono a poco in questo momento. Assolutamente sì. Come tipo di... discorso rimandato a fine stagione. No, ma voglio dire, ma non credo tra l'altro che in questo momento il pallino è in mano alla società e all'allenatore, insomma. Ma non, non è proprio nell'intenzione della società, quindi... E tu, scusami Totò, sì, cioè, stasera intanto... posso parlare? Sì.
Intanto ho due domande per Di Francesco da parte di un nostro telespettatore. Buonasera a tutti, mister, considerando il fatto che, se non sbaglio, dovrebbe essere la prima volta che il Pescara recupera il risultato dopo essere passato in svantaggio, lei pensa che in questa squadra possa essersi sbloccato qualcosa dal punto di vista mentale? La seconda domanda, ritiene Bonanni e Verratti due elementi che potrebbero farci fare il salto di qualità in questo scorcio finale di campionato? Ma sulla prima dico che mi hanno dato questo dato a fine partita e non lo sapevo, è stato importantissimo, fondamentale in un campo difficile, ma come ho detto prima, per il fatto che la squadra non ha smesso mai di giocare, per il modo come ha ottenuto il pareggio, che è fondamentale, senza buttare mai via palla, ci ha creduto fino alla fine e con grande condizione. Questo è quello che mi fa veramente piacere e sono contento. Penso che mentalmente, io non so come erano prima, ma li trovo vogliosi, volitivi, hanno voglia di far bene e di centrare il nostro, l'obiettivo importante. Io quando parlo con i ragazzi e quando loro parlano con me, noi abbiamo un unico obiettivo, che è la promozione. Questo è già importante di per sé. C'è unità di intenti, è la cosa più importante. C'è l'intenzione di farlo e cercheremo di portarlo avanti fino alla fine. E sull'altra era su Verratti e Bonanni. Bonanni, sì. Se possono far fare il salto di qualità in questo finale. Beh, sono due giocatori con caratteristiche diverse ma di grande qualità. Uno con un gran piede, deve migliorare la condizione fisica, ha avuto dei problemi al ginocchio. È un giocatore che sto cercando di recuperare nella miglior condizione. È un giocatore di un'altra categoria. Io lo conosco dai tempi della Roma perché lui era un ragazzino, si è allenato con noi, so i mezzi che ha, non solo tecnici ma anche fisici. Mentre Verratti sta venendo fuori da questo infortunio, devo dire che l'altro giorno si è allenato con la squadra, tra virgolette mi ha divertito per la sua felicità di giocherellare con il pallone. È un piacere vederlo perché a me piacciono questi tipi di giocatori, è normale che è giovane, deve crescere, deve migliorare anche lui la condizione. Sono convinto che tutte e due ci potranno dare una grossa mano. Ecco, tra l'altro Eusebio, scusa, tu fin dalla prima la presentazione, una delle cose che hai detto è stata: i giocatori, se sono bravi, devono giocare, non conta l'età, insomma, se un giocatore è bravo può giocare tranquillamente, insomma. Quindi, non penso che conti la carta d'identità, esatto. Conta la qualità del giocatore, quello che ti può dare. Magari uno a 18 anni ha la capacità e la personalità di uno che ce n'ha 30, uno che ce n'ha 30 c'è uno di 15 anni, per quello voglio che dire. Che poi può valere anche per il giocatore più anziano, esatto, nel senso, sì, che se la professionalità, la forza fisica, la condizione, credo che sia comunque proprio la carta d'identità, non conta. Come no, sicuramente, sono convinto di questo. Io a completare la domanda del nostro telespettatore, visto che è stato provato in settimana, volevo sapere cosa ne pensa di Bonanni mezzala in un centrocampo a tre. Beh, può ricoprire benissimo, può far benissimo, c'erano dei dubbi che lo potesse fare dai dettori, la settimana scorsa mi chiedono se poteva fare o no la mezzala, secondo me l'ha fatto, i tre centrocampisti sono quelli che hanno interpretato meglio la partita. Difatti ho fatto i complimenti anche a fine partita a tutte e tre. Devo dire che sì, lo può fare benissimo perché ha grande qualità. Poi dalle mezzale, dalle mie mezzali voglio che aprano in possesso palla, si aprono tantissimo per aprire il gioco sugli esterni, mentre i nostri esterni vengono dentro a prendere palla. Lui è abituato e bravissimo ad andare sull'esterno, diviene anche più facile invece che trovarci in partenza, ci arriva. Su Verratti invece, mister, 4-3-3 è difficile collocare uno con le caratteristiche di Marco, secondo lei, oppure? No, perché io ho visto un po' di partite, l'anno scorso era a Lanciano, ho affrontato il Pescara e Verratti giocò contro di me a Basto, giocò mezzala sinistra. E giocò la partita precedente a Taranto, che io vidi ancora, ce l'ho ancora in mente, fece un grande assist per Felci per il gol e fece una gran partita. Per me può fare benissimo una mezzala, poi può fare il trequartista, quello sì, dipende da quello, ma io come ho detto non sono integralista, l'ho già detto e lo ribadisco, in base alle caratteristiche dei miei giocatori cerco di mettere giù la squadra, anche sfruttando le defezioni o la poca bravura della squadra avversaria in determinate zone del campo. Senti, Eusebio, tu tra l'altro da calciatore uno dei tuoi pregi era la duttilità, nel senso che tu hai ricoperto tutti i ruoli del centrocampo, anche nel tridente avanzato, quindi più o meno chiedi le stesse cose ai tuoi giocatori, nel senso, un giocatore duttile può dare qualcosa in più secondo te? Un giocatore capace di adattarsi
alle varie condizioni. Insomma. Sono convinto, ma questo è un po' quello che chiedo anche dal settore giovanile. I ragazzi devono imparare a interpretare tutti i ruoli da piccoli, perché è fondamentale. È un po' lo stile olandese del calcio, certo, in cui tutti sono bravi a interpretare tutti i ruoli. Difatti mi ricordo che su di me allora c'era Olivieri che diceva che mi riteneva un giocatore olandese per fare un complimento. Certo. Io ero contentissimo di questo. Tante volte invece i ragazzi, anche i più piccoli, perché? Perché ci sono troppe pressioni anche da parte dei genitori, c'è poca intelligenza, se giocano magari in un ruolo che non hanno mai giocato dicono non è il ruolo mio, invece è sbagliato, bisogna cercare di dare sempre il massimo in tutti i ruoli per poter imparare, perché ogni zona di campo ti può insegnare. Ecco Daniele, questo è un particolare importante anche come progetto, credo, cioè questo fatto di questa simbiosi tra settore giovanile e prima squadra, questo è un progetto che va portato avanti con lui. Credo che non sia cambiato nel momento in cui Eusebio ha preso la prima squadra, insomma. Assolutamente no, un progetto che si rispetti non può non tener conto di un settore giovanile importante come quello del Pescara, anche perché adesso, senza andare tanto indietro, ma il settore giovanile del Pescara ha una tradizione, era nelle mani di una persona capace prima, è passata nelle mani di una persona altrettanto capace dopo e anzi in questa occasione forse colgo proprio l'occasione per dire che noi abbiamo con Daniele Dellicarri, che è un po' diciamo, l'organizzatore del settore giovanile, e Tonino Di Battista che sarà poi il responsabile tecnico, visto che oggi Eusebio è impegnato in ben altre cose. E quindi il settore giovanile è un punto importante per questa società. Io personalmente mi ci sono dedicato all'inizio e spero di poterlo fare ancora adesso insieme a Gabriele Bankowski e insieme ai tecnici che ci sono. No, appunto io sottolineo proprio questo particolare della continuità tecnica tra prima squadra e settore giovanile. Credo che sia questo una delle chiavi per portare avanti un certo tipo di discorso, insomma, che non siano potrebbe due essere corpi altrimenti. Separati, voglio dire, insomma. Tra l'altro la settimana scorsa abbiamo avuto ospite Cipriani, il quale ci ha detto proprio questo concetto, che in effetti c'è una collaborazione con il tecnico della prima squadra che ha un'attenzione particolare anche per quel che succede nel settore giovanile, credo che sia così, insomma, tra l'altro tu hai guidato la Berretti fino a prima, quindi li conosci bene e ti aspetti molto da questo tipo di discorso, insomma, a prescindere dai risultati immediati che bisogna fare, eccetera, però questa è una base che va al di là dei risultati, no? Sì, sì, per crescere. Condivido pienamente, anche perché io quando sono venuto qua ho sposato un progetto in cui credevo tantissimo. Tra virgolette ho abbandonato un po' i miei ragazzi e ciò mi è dispiaciuto, ma nello stesso tempo per ambizione, per poter crescere, mi è capitata per me un'occasione importantissima. Però assolutamente il legame è fortissimo, io continuo sempre ogni giorno ad andare a trovare sia i tecnici che i ragazzi per vedere come stanno, per sentire e spesso porto 4, 5, 6 ragazzi della Berretti a allenarsi con me. L'ultima volta spesso Berardocchi è stato anche in panchina o altri in tribuna, vengono sempre con me, mi fa piacere che siano a contatto con la prima squadra perché per loro è motivo anche di crescita. Anche di stimoli, voglio dire, perché poi sicuramente l'obiettivo di un ragazzo è quello, cioè di riuscire a sfondare. E poi non lo si fa solo per un discorso di stimoli, perché mi intravedo in questi ragazzi anche delle ottime capacità. Sì, io ho visto appunto tante volte in allenamento tu porti sempre questi 4 o 5, credo che sia un'esperienza utile sotto tutti i livelli, tutti i punti di vista, però è chiaro che se c'è un'attenzione particolare, che in passato è anche successo, voglio dire, è molto più facile, voglio dire, avere comunque in prospettiva una base su cui lavorare. Io ripeto, nel calcio, cioè siamo nel calcio da tantissimi anni e quindi cioè, il risultato è fatto di tante cose, ma non è l'unica cosa, voglio dire, per costruirla. Bisogna avere continuità di lavoro e di progetto. Però bisogna sposare il progetto tutti quanti, perché è chiaro che la piazza di Pescara è una piazza importante che magari non ha molta pazienza e quindi magari partire dicendo che compravi 12 giocatori e portavi 8 dei giovani, magari qualcuno invece così come sta facendo lui un po' alla volta, inserendo qualcuno oggi, qualcun altro domani, probabilmente i ragazzi intanto crescono e poi come diceva lui non porta ragazzi che vanno a spasso, che vanno a respirare solo aria, ma porta ragazzi che hanno delle potenzialità, perché noi abbiamo dei giovani importanti e mi risulta anche nelle categorie inferiori dei buoni elementi.
Sì, però ne parlavamo anche con l'allenatore della Berretti Cipriani la scorsa settimana. Nel momento in cui si è aperta la finestra di mercato, ci si aspettava uno sfoltimento della rosa che avrebbe, secondo me, agevolato il lavoro di Eusebio Di Francesco e avrebbe, insomma, facilitato anche l'innesto di alcuni giovani. Di Francesco ha portato subito Capuano, non so, penso a Belardocco, Granata, Martella, tanti giovani che quest'anno, insomma, non potranno, secondo me, emergere Ma perché la rosa io è non rimasta a sono. 24 elementi. Io poi risponderò a lui, ma io non sono d'accordo su questa cosa, perché lui ha detto già dall'inizio, e penso che per come lo conosco non si farà sicuramente problema. Cioè, se lui vede un ragazzo pronto, io penso che lo inserirà ugualmente, anche A se ci sono prescindere dai 24 24, giocatori. sì. È giusto, lo Scusatemi sai. se vi Sì. interrompo, ha segnato il Milan contro l'Udinese, Untelar del Milan e l'Empoli contro Ancona e Coralli all'ottavo minuto. Preparatissima. Stai sbagliando quindi la tua schedina. No, mia scheda ha contro messo. l'attore dell'Udinese, se non No, ho sbaglio, messo gol. Gol, no? Basta il segno dell'Udinese, l'ho presa. Sei testimone, l'ho è scritto facile prima. così, eh? Facciamo scherzi. È facile No, così. Eusebio, appunto, continuando quel discorso che faceva Daniele. Sì, Cioè, sì. ovviamente tu ti aspettavi che ci può, cioè avevi dato anche tu ok a che venisse sfogato. Era più comunque una scelta della società, credo, mi sembra di aver capito, quella di ridurre un po' l'organico e quindi di adeguarla a quelle che erano le caratteristiche di questo tipo di finale di stagione, cioè 12 partite, chiaramente una rosa così ampia non serviva. Ma non Però alla crea. fine ti sei ritrovato, per esempio, Tognozzi che era dato per partente, hai ritrovato un giocatore, insomma, mi sembra di aver capito com'è. Ma non so chi l'ha dato per partente, perché No, sono lo dico, molto a me lo convinto. davano Per la molto. verità lui non l'ha Lui mai no, dato, no, la società ha no, nel pensato. Ma senso. neanche la società, cioè si erano fatti dei nomi Sì, c'erano delle trattative, chiaro, insomma, sì. Esatto. Cioè, certe cose vanno fatte con più cura e con più attenzione, secondo me, in determinate situazioni, perché si rischia poi di perdere anche dei giocatori nel mercato di gennaio, che io dico che, parlavo sempre con i miei, è il mese più brutto, è il mese più difficile. Io ci sono passato l'anno scorso, in cui stavo facendo bene a Lanciano, mi sono ritrovato a casa perché il periodo di gennaio tutte queste situazioni non mi hanno agevolato, magari non mi hanno proprio aiutato sotto tutti i punti di vista. Mentre sto giro l'ho presa veramente con le pinze, tenendo sempre tutti sulle corde, nonostante le voci qui, in particolar modo a Pescara, perché si parla tantissimo, sono tante televisioni, non mi aiutavano in questo senso. Ma al di là di quello che stavo dicendo adesso, io non ho preclusioni per nessuno. Se vedo che c'è la possibilità o le capacità o intravedo in qualche ragazzo quel qualcosino in più di un giocatore che ho, che possa avere 30 anni, 25 o 32, io lo metto dentro senza problemi. È ovvio che c'è sempre il rischio e bisogna essere bravi e capire il momento, la situazione e la partita per poterlo fare. No, tra l'altro, ecco, nella tua questa breve prima esperienza col Pescara, sei stato fino a un certo punto fortunato, però, o meglio, la fortuna te la sei andata a cercare con, che so, l'innesto di Vitale, l'arrivo di Sodimo subito titolare, aver ritrovato Tognozzi, cioè, voglio dire, non è solo fortuna, insomma, è anche questo frutto di lavoro, comunque di idee che poi magari il campo ti dice se vanno bene o no. Anche Vitale l'ha dato per partente, Sì, quindi anche diciamo lui l'ha dato Vitale. per partente. Io, per me è riduttivo parlare di fortuna e di sfortuna. Esatto, Spesso quando sento i tecnici parlare di questo a me non piace, non condivido assolutamente perché come posso aver avuto in tante situazioni e aver avuto sfortuna, non ho mai parlato di sfortuna. Anzi, la fortuna e la sfortuna fanno parte del calcio e di un ciclo della vita e sì, di come tutte gli le cose, episodi, insomma. perché come gli episodi. Per quello ritengo che la cosa più importante è il lavoro e credere in quello che si fa. Ah, infatti, insomma, sono state tutte scelte che, insomma, creano frutto di lavoro. Insomma. Cioè, Vitale, io l'ho già detto altre volte, però il Vitale esterno alto, tu l'avevi provato il giovedì, quindi, insomma, qui non era la soluzione della domenica, la carta da giocarsi, così come Tognozzi l'ha preparato questo 4-3-3 con largo anticipo. Insomma. È chiaro che i giocatori ti hanno aiutato arrivando nella condizione giusta, però l'idea di partenza era quella che serviva, insomma, Sì, questa era. questo sicuramente. Poi sì, c'è sempre il La risvolto della medaglia, casualità. negativo o positivo. Poteva andare male e Sì, essere esatto, criticato per succedeva niente. aver fatto una scelta del genere. Ma questo potrà succedere e succederà sicuramente. Fa Certo. parte del calcio, so che fa parte del mio lavoro, per cui ci si prepara a tutto, nel bene e nel male. Vuoi Scusate ancora? intervenire? Sì, io ho due domande per Sebastiano da parte di un nostro telespettatore. Mi raccomando, uniti in società per portare in alto questo Pescara. Grazie per aver riportato alla nostra città entusiasmo e dignità calcistica.
Potete dire ai calciatori di attaccare sotto la Nord? Perché non avete fatto un ultimo sforzo nell'ultimo giorno della chiusura del mercato di gennaio? Ci serviva assolutamente un fantasista, come ci aveva detto anche il grande Don Peppe. Ma per quanto riguarda la prima domanda, penso che insomma sia tornata la tranquillità e siamo sulla strada giusta. Per la seconda bisogna dire ai ragazzi, adesso c'è il mister, glielo dirà lui, di attaccare sotto la Nord. E per quanto riguarda un tempo, cioè loro vorrebbero essere tutti e due i tempi, non si può, è chiaro, alla fine, se no bisogna tenersi il campo. No, loro vorrebbero il secondo tempo iniziare a attaccare, ma è chiaro. Quando c'è la scelta del campo di cominciare a fare il secondo tempo la Nord, cioè questa è una, questo dipende dal mister e dai ragazzi. Insomma, ci può stare come richiesta. Non faccio il tiro della monetina. Vai a fare pure il tiro della monetina. È normale che ai tifosi faccia piacere che o il gol o quant'altro vederlo da vicino, fa piacere a tutti. Ma sicuramente comunque è una curva che si fa sentire, quindi insomma che come sostegno credo che sia assolutamente, assolutamente. Sì. Che meriti anche questa possibilità, vuol dire, al momento della monetina, se si può attaccare il secondo tempo alla Nord è meglio. Ma secondo me sì, lascia il tempo che il trova, solo per perché se io faccio tre gol nel primo tempo, poi il secondo ne faccio zero, magari lo prendo a poco senso. Magari uno dice, ti servirà l'aiuto della difesa, uno sprint maggiore. Può darsi invece che ti servirebbe l'aiuto in difesa, quindi magari se dovesse andare in questa maniera, apriamo i cancelli e li spostiamo là sotto. No, per quanto riguarda invece la terza domanda, la terza io penso che sì, ha risposto sforzo. Anche Peppe ultimamente, cioè il mercato di gennaio, come diceva Eusebio, è un mercato di riparazione. Noi anche abbiamo, di confusione. Di confusione, di riparazione e di confusione. Noi abbiamo, come dicevo prima, una grande squadra con grandi giocatori. Andare a sostituire quelli che noi abbiamo, che conosciamo, che il mister apprezza, con qualcuno che devi prendere giusto per dire che l'hai preso, non abbiamo ritenuto di fare una cosa del genere, perché il mister ci aveva dato comunque delle direttive importanti e insieme con il direttore hanno deciso che era giusto fare così. Senti, una domanda, una curiosità, ecco, che cosa c'è di diverso, che cosa ti ha cambiato l'esperienza di Lanciano? Cioè tu sei rispetto all'esperienza di Lanciano, chiusa in quel modo, ti ha dato qualcosa, voglio dire, sotto l'aspetto tantissimo, professionale? Tantissimo, anche perché è stata la mia prima esperienza, ed è la verità, inutile negarlo. L'esperienza è importante, non solo quella che si fa sul campo, ma è un altro ruolo. Come prima cosa, e penso che sia la cosa più importante, al di là del lavoro che facevo, che io lo faccio sempre, l'ho fatto con grande passione a Lanciano, lo sto facendo a Pescara con grandissima passione, perché sono un professionista prima di tutto, quello che mi ha lasciato è che non lascerò più niente al caso, non regalerò più niente a nessuno e se devo sbagliare sbaglio con la testa mia, statene tranquilli. Questo è importante, insomma, anche, voglio dire, anche la gestione del mercato di gennaio, credo che anche questo ti sia servito. Anche la lezione di Lanciano, nel senso che lì ti ha creato dei problemi, qui insomma se le cose non andavano in un certo modo è perché hai trovato il modo per tranquillizzare l'ambiente, cioè per gestire questa situazione difficile, insomma. Anche questo rapporto ci può stare. Sì, sì, no, no, è importantissimo, è fondamentale perché magari bisogna entrare sempre nella testa dei ragazzi, dei giocatori che per me sono importantissimi. Però ho concesso qualcosa di troppo in quel periodo lì che non dovevo concedere per varie situazioni, per vari motivi. In questo momento decido solo io e ho l'appoggio pieno della società, per me è importante, ho la stima ed è fondamentale. Che volevi dire? No, io volevo spostare un po' il discorso. Lui piace le tattiche. No, 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 sui singoli, perché riflettevo un po' su un aspetto, mister, il Verona si è rinforzato con l'acquisto di Gennaro, questo è innegabile, tant'è che già ha segnato due gol in tre partite, il Ravenna a Piovaccari, Porto Gruaro, Altinier, Pescara però insomma non è da meno, con Sansovini, Zizzeri, cosa manca? Su che cosa si deve lavorare? Che si sblocchino. È psicologico, è mentale. Ho sentito un'intervista, non solo fisico, un'intervista sennò in settimana di Sansovini che diceva con l'arrivo di Francesco insomma ci troviamo benissimo con il mister, lavoriamo benissimo, i risultati arriveranno, anzi ha aggiunto si può fare l'aggancio al Verona,
per noi si può fare. Beh, se lo dice Sansovini mi sento ancora più tranquillo anch'io, nel senso che sono importanti gli attaccanti, perché tutte le squadre che fanno campionati o che vincono almeno un attaccante da 10-15 gol ce l'hanno, doppia cifra, sì, in doppia cifra ci arrivano, magari ci arrivano in coppia, ancora meglio, sarebbe l'ideale. È normale che avere il capocannoniere Olivi con 4 gol e Ganci con 4 gol c'è qualcosa che va migliorato, lo sappiamo, ci stiamo lavorando, è nell'occhio di tutti e sto cercando di stimolare tutti quanti ad attaccare con più cattiveria l'area, anche negli allenamenti e tutto il resto. Però tante volte quando sei in partita, quando parliamo anche degli ultimi 20 metri, cosa viene fuori? Viene fuori il valore del singolo, dell'uno contro uno, del Messi della situazione, del... Ma anche del Gancio con Giulianova, per portare un esempio importante, esatto, che è alla ricerca sempre dell'uno contro uno, stimolare questi ragazzi nel fargli capire che, diciamo, di rischiare la giocata in più, sì, ma i grandi gol, come ha fatto Ganci il gran gol, ha rischiato una giocata, magari la poteva mandare in curva e ha fatto gol. Io vorrei che ne provassero di quelle situazioni lì tutti quanti. E ti fa capire che anche lo stesso Marco, ne parlavo l'altro giorno, non fa gol da 4 mesi, mi sembra, da tanto. Sì. Fa gol da tanto, ha provato un pallonetto ad Andrea, magari con la serenità maggiore, con la cattiveria maggiore avrebbe tirato una botta delle sue senza guardare niente, ha cercato un pallonetto che aveva in quel caso lì poca pretesa, e mentale, questi ragazzi però sono convinto di ritrovarli perché stanno lavorando con grande serietà. Non so se abbiamo la possibilità anche di dare uno sguardo al calendario. Beh, se l'hai preparata, sì. Sì, possiamo andare in grafica con il calendario. Ecco, abbiamo messo Pescara e Verona a confronto, queste sono le avversarie. Daniele, a te il commento. Come impegnative le prossime partite, perché Ternana, Porto Gruaro, Ravenna, poi vabbè Spal, Taranto, Cosenza. Però il finale di campionato, secondo me, è un dato da tenere in considerazione, anche se il mister adesso mi risponderà tutte le partite sono difficili, questo lo so. Ma è la stessa però cosa che il Verona dico. Nelle ultime tre affronterà in ordine Taranto, Rimini e Porto Gruaro. Secondo me sono, se vogliamo puntare ad andare in Serie B direttamente senza passare per i playoff, sono 11 finali di Champions e bisogna scendere in campo per vincerle tutte, senza guardare il Verona, senza guardare le altre. E per cui non si può fare conti, perché poi alla fine magari il Verona domenica sulla carta potrebbe avere una partita più semplice, può magari succedere il contrario. Per cui noi dobbiamo guardare le nostre partite e dobbiamo essere pronti a battagliare su tutti i campi se vogliamo puntare ad andare in Serie B. Eusebio? Ma non avevo visto il calendario, perché non lo guardo? Perché non perché sono tutti uguali, no, perché sono concentrato sulla Ternana. Io metto la cassetta ai ragazzi già della partita della Ternana, che ha giocato a Foggia, e li faccio vedere con che giocatori vanno ad affrontare tutti la mattina e tutti i giorni quando arrivo metto questa cassetta. Per quello io sono concentrato per una partita. Cercando di portare a casa maggior punti possibili. E guardare poi la classifica al 91esimo, quando ci vediamo e richiacchieriamo delle varie distanze. No, è chiaro che insomma il Pescara deve fare la corsa su se stesso, questo è il principio. Beh, è quello il concetto fondamentale, da quello che può succedere. Anche perché, condivido insomma, pienamente. Fare i pronostici, noi ci proviamo per contratto. Ma è giusto farlo, ma ci mancherebbe. Però il vostro lavoro, però io dico dentro di me. Però credo anch'io, sono d'accordo con te, insomma la base è quella. I campionati in questo mese si giocano partita per partita guardando se stesso, poi se arriva un regalo da fuori, se tu fai al meglio quello tanto che devi fare. Meglio. Ma secondo lei mister, il Verona come organico è superiore al Pescara oppure? Secondo me no, se dovessi pensare a una cosa del genere. Non lo penso, non lo voglio. È un'ottima squadra, sì. Sta facendo bene, ha cambiato modulo, ha ritrovato qualche gol in più che prima faceva fatica fuori casa. Fuori casa è una casa, è una squadra che non prende mai gol. Se non penso... Non ha subito ancora, no, subito gol. Non ha ancora gol in trasferta. È un segnale importante, però è un segnale di grande forza, è un po' come il Lanciano che fuori casa non ha mai perso, sì. Ed effettivamente ha portato avanti questo discorso, è una squadra temibile da affrontare, sta facendo bene, è una squadra forte, però siamo lì, perché 6 punti non sono pochini come ho già detto, ma nemmeno sono un abisso. Il fatto di avere lo scontro diretto da giocare fuori casa, certo, a Bentegodi è meglio, secondo me, a questo punto, perché fuori casa non prendono mai gol. Poi hanno preso 8-9, quindi insomma... Perché con in più lo prendono in casa. Sicuramente lo prendono. Si vede che perché vanno a fare, magari fanno la partita perché si scoprono un po' di più.
Senti, invece Eusebio, ti ha sorpreso la vittoria della Ternana domenica, nel senso che sembrava una squadra quasi in crisi, adesso proprio alla vigilia del nostro arrivo siete un po' rilanciate, cioè come tipo di squadra, come ti sembra insomma, all'altezza di quelle della zona playoff, una squadra sì. Strana che ha perso tanto e ha vinto tanto. All'altezza dei punti che ha? Nel senso che quello che ha, si vede che sono i punti che in linea di massimo merita, anche per quello che ho visto della partita che avevo visto anche qui a Pescara, però ha cambiato tanto, ha cambiato 4-5 elementi da quella partita, è arrivato l'attaccante che stava proprio a Foggia e che ha fatto gol contro il Foggia, il gol dell'ex per la prima partita. Però devo dire che a Foggia ha vinto anche con, non ecco, parliamo anche di fortuna, non di fortuna, ma due episodi favorevoli. Sì, episodi favorevoli, due infortuni del portiere, infortuni nel senso che una palla da proprio da lisciata, questo si è trovato davanti al portiere, situazioni di vantaggio. Squadra che sicuramente col morale alto per questa vittoria in un campo difficile che sta lottando per salvarsi il Foggia, però noi... Mi interessa relativamente, perché io sono convinto e voglio e imposteremo la partita con grande determinazione per andarla a fare. Come abbiamo fatto ad Andria, cercheremo di andarla a fare a Terni con un avversario sicuramente diverso, con una caratura tecnica magari maggiore. Scusami Totò, secondo gol del Milan, Pato segna al 39esimo minuto. Tornato. Mi sei invece alle spalle di Pescara e Verona, e chi vede come più attrezzata insomma, per la corsa finale alla Serie A? Beh, la Reggiana aveva fatto bene ultimamente, è una buona squadra, mi ha fatto anche una buona impressione quando aveva giocato contro il Pescara. Secondo me è una delle squadre più importanti, però in linea di massa quelle che sono lì se la possono giocare tutte, anche Rimini, anche se fa un pochino più fatica delle altre fuori casa. Dico che noi dobbiamo anche, cioè, noi guardiamo anche il primo posto, ma anche salvaguardare anche il nostro secondo. Abbiamo parlato solo di primo posto in questo momento, però da allenatore è giusto salvaguardare e rinforzare il nostro secondo posto. Per quello diventa anche importantissima la partita di Terni. Poi per cercare di mantenere comunque la posizione, poi al di là di quello che farà il Verona, che lo vedremo a fine partita. Insomma. Tra l'altro insomma ha giocato a Potenza, Potenza che non molla, abbiamo letto proprio oggi, tra l'altro questo Capuano è un tipo particolare insomma, che speriamo riesce a casare le squadre. Insomma. Speriamo che metta in pratica quello che le promette, sue doti a Verona. Prima o poi capiterà, nel calcio ci sta. Hai qualche intervento? No, per il momento no, solo una piccola poesia da parte di un nostro tifoso che leggi la poesia. Okay. Danilo Soddimo, acquisto ottimo, è ancora poca età ma a pallone ci sai fa. Quando in campo scenderai, scampo agli altri non darai, corri corri con la palla e la curva con te balla. Grande Soddimo, campione, facci fare un figurone, caro Soddimo, tu lo sai, col Pescara segnerai e da qui non te ne andrai, fino in A ci porterai, da Francesco Marchionne. Tifoso poeta. Molto convinto sulle parole di Soddimo. Questa pubblicità. No, in effetti, a me, cioè, l'esordio che ha fatto ad Avezzano, insomma, è stato veramente brillante, insomma, forse manco tu ti aspettavi a quei livelli, nel senso che era appena arrivato, però il fatto stesso che l'hai mandato subito in campo, no, me l'aspettavo invece, devo dire. No, ci credevi sul giocatore. Senso, sì, no, me l'aspettavo perché poi la prima partita un giocatore che non ha giocato tanto ultimamente fa sempre bene, perlomeno il primo tempo. Difatti ha fatto un po' più fatica le ultime due partite. Sì, perché, ma è un passaggio normale anche di condizione, di lavoro, di tutto. Però sono convinto che ha grandi mezzi questo ragazzo. Grande qualità, grande corsa, quello che un po' ci mancava a noi. Proprio il tipo di giocatore che io cercavo, che volevo. Sia nel 4-3-3 che il 4-1-3. Giocatore di fascia, ecco, che sia capace. Di creare l'uno contro uno e di attaccare gli spazi. No, tra l'altro, ecco, Sebi, tu è sembrato quasi, sicuramente forse lo sarà pure, un lavoro programmato, nel senso che la prima cosa di cui ti sei preoccupato è stata l'organizzazione, in particolare della difesa. E quindi hai cominciato da dietro, credo che, e poi man mano, fino ad arrivare appunto all'ultimo, il 4-3, sono state sempre delle novità che hanno portato questa squadra comunque a crescere. Il fatto della difesa credo che sia un lavoro molto importante, nel senso oggi è una difesa molto più sicuro, il fatto che abbia più coraggio, a me questo mi ha dato questa impressione. Più alta, nel più senso, alta, ma non quindi... più alta in senso così perché ci deve stare, con dei concetti giusti, perché vogliamo che tenere la squadra più corta e essere anche aggressivi. Come è successo ad Andria, che abbiamo deciso di essere aggressivi dall'inizio e andarli a prendere, è normale, se i miei attaccanti vanno alti, la difesa mi rimane attaccata
alla nostra ala di rigore si creano 80 metri di squadra, per cui è una squadra equilibrata, corta, ma il lavoro non solo della difesa, diventa importante anche quello, come ho detto, ma non tanto per dire degli attaccanti e dei centrocampisti, di avere sempre le giuste distanze. Totò, sì. Diamo un minutino di pubblicità? Torniamo subito? No. Ritorniamo subitissimo. Vabbè. Ristorante Mare Chiaro, sul lungomare di Pescara, con ambiente elegante ed ottimo servizio. Specialità pesce fresco e pizza con forno a legna. Ristorante Mare Chiaro, lungomare Matteotti 70, a Pescara. Telefono 085 42 13 849. Osteria Vitanova continua la tradizione del vecchio ristorante Il Morettino, con la sua specialità il brodetto. Il segreto del successo, che si rinnova di anno in anno, è da attribuire alla cucina, che rispecchia le tradizioni marinaresche di Pescara. Oltre al brodetto, si possono gustare innumerevoli piatti di antipasti e primi, cucinati esclusivamente con pesce dell'Adriatico, che esalta i sapori e la bontà. Nel ristorante, gestito con passione da Campetta Marina e dal marito, fanno fede l'elegante atmosfera del locale, posto in una casa del primo Novecento. L'ideale equilibrio tra tradizione e modernità rendono il ristorante Osteria Vitanova un locale alla mano, grazie anche alla conduzione familiare. Osteria Vitanova è a Pescara, in via Caboto 12, per prenotazioni 085 666 91. Osteria Vitanova, a sveglia l'appetito, a chi le ti addormite. Eccoci tornati. Tu puoi ripetere quello che hai detto? Dai, fare svela appetito a chi le è dormite. A chi le è dormite, capito Daniele? Sì, ho capito. Allora, torniamo a noi. Prima delle altre grafiche che avevamo preparato era pure quella sul cammino del girone di ritorno, qual è stato l'andamento, insomma. Diciamo che, se ce la presento, in testa nel girone di ritorno c'è il Verona con 14 punti, ne ha fatti due in più rispetto allo stesso periodo dell'andata. Il Pescara ne ha fatti tre in meno, chiaramente gli mancano i tre punti con la Cavese, altrimenti stava in linea con sorprende, ecco, il cammino della Cavese, che ha 9 punti in più rispetto all'andata, l'Andria 8 punti in più, la Ternana e Portogruaro 8 in meno, insomma sono dati sì relativi, però qualcosa fanno capire. Intanto sulle capacità di Cavese e Andria, Eusebio, è una squadra che all'inizio sembra una squadra cuscinetto, invece è tutt'altro che così, conferma di un girone particolarmente equilibrato, insomma, com'è. Sì, ma dell'Andria già sapevo, secondo me è anche un ottimo allenatore, un ottimo tecnico, come ho già detto in passato, sapevo che era bravo nel far giocare la squadra, nello stesso tempo grande organizzazione, ha anche degli ottimi elementi, un campo difficile. Perché ricordiamoci anche il passato dell'Andria, che ha fatto diversi anni anche in Serie B, sì. Campo sempre ossico, grande pubblico, ha avuto anche domenica. Con Papagni in panchina l'Andria non ha mai perso. Per la verità anche la partita... Anche nelle ultime quattro partite 10 punti, sì, un ottimo ruolo di marcia, sbagliando anche un rigore a Cosenza. Sì, senza significare che abbiamo affrontato una squadra in grande forma, in grande condizione. Ma anche nella partita d'andata con noi l'Andria aveva giocato, forse la squadra che ha giocato meglio qui all'Adriatico. Sì, se avesse avuto un rigore a favore come meritava, probabilmente sarebbe andata diversamente. Certo. Perché in effetti è stata, tra l'altro allora non ancora si conosceva come sembrava una squadra, in effetti granché. Invece, però come dice Eusebio, è secondo me ancora di più da rivalutare la prova del Pescara, perché andare ad Andria in un momento come questo, i numeri dicono questo, che l'Andria è una delle squadre che ha fatto meglio il girone di ritorno, andare ad Andria e giocare per 80 minuti la palla, tranne quel momento di blackout, io penso che ci sia stata una squadra sola domenica in campo. Diciamo subito dopo il gol, tra l'altro la prima a fondo vero dell'Andria, insomma. Ma ci può stare, terminata da un fondo, contropiede. Più che a fondo è stato un contropiede che non velocissimo, mister, perché poi il pallone è tornato indietro sulla sinistra.
Ma credo che lì sia stata una disattenzione un po' di tutti. Sì, esatto, di squadra, bravo. Di organizzazione, di scelte, di raddoppi, okay. Di posizioni iniziali che erano sbagliate, di chi è andato a battere l'angolo, che non, cioè, tante situazioni che noi avevamo preparato che non dovevano succedere. Scusate. Perché ha battuto l'angolo Dettori? No, ci sta che lo vada a battere Dettori, però dall'altro. Chi non lo batteva si doveva mettere al posto di Dettori, no, cioè, a proposito di tiri da fermo, mister, chi è il rigorista del Pescara? Ganci. Ah, è Ganci, primo, okay, in questo caso quei giocatori che erano in campo domenica era Ganci. Ganci e Sansovini. Ganci e Sansovini. Non si litiga più. Se non c'è Ganci lo tira Sansovini. In questo quando non giocano si può vedere a seconda dei giocatori che vanno in campo. Io lo scrivo sempre. No, perché per togliere ogni dubbio anche a loro. No, ricordo che con la Cavese si era creato un po', insomma. Beh, si era pure per scusatemi, gol dell'Udinese contro il Milan, ecco, Flores segna azzeccato, al 45 minuto. Partita da gol, avevi detto. Da gol. Bravo Totò. Bravo Totò. Almeno uno. Bravo Totò. No, tornando a questo discorso sull'equilibrio, credo che sia, voglio dire, è un vantaggio secondo te il fatto che comunque tutte le partite sono difficili pure per il Verona, insomma, sotto questo aspetto. Beh, ce l'auguriamo, insomma. Esatto, voglio dire. Non è niente scontato, però è normale, in questo momento sta facendo bene, ha fatto delle vittorie importanti, anche a livello psicologico, dice io preferisco inseguire, no, magari è meglio stare avanti. Sinceramente, sì, avere il vantaggio e poter gestirlo, però siamo noi che non ci dobbiamo preoccupare magari di qualche loro passo falso, però in questo momento noi possiamo solo guardare la nostra squadra. Ma sì, io l'ho detto anche venerdì scorso, il rendimento del Verona non mi sembra irresistibile, mister, lo dissi proprio venerdì scorso quando c'era Cipriani, perché con 11 vittorie, 11 pareggi e una sconfitta, difficilmente una squadra è prima. Di solito il numero di vittorie è sempre superiore al numero di pareggi, ecco perché sono ancora più fiducioso perché Pescara possa, insomma, con 3 vittorie consecutive già... È un girone equilibratissimo rispetto all'altro in cui c'è una squadra che ha distaccato un po' tutte le altre, c'è proprio un livello di tra playoff, mentre 2 partite fa, esempio, anche se avesse vinto esempio il Lanciano, l'ultima partita in casa sarebbe messa, mi sembra, 2-3 punti subito dai playoff, sì, invece si trova invischiata nella zona di retrocessione. Poi senza accampare grosse scuse... Probabilmente tra Verona e Pescara manca pure qualche punto che non è proprio dettato dal campo, se e la vogliamo dire tutta. La stessa partita con Verona, proprio, insomma, tra l'altro, che già lì poteva esserci la differenza in 2 punti. Mi fa riferimento anche ad altre partite del Verona, ricordo un Reggiana-Verona, insomma dai, episodi che comunque valgono punti e alla fine sei là, insomma, 2 partite non sono poi... Sì, ma di fatto, insomma... Non è un'enormità il distacco, insomma, soprattutto in questo momento. È chiaro che dipende, ed è anche giusto, credo, che comunque il Pescara abbia il duplice obiettivo, cioè quello di tentare di agganciare il Verona, ma anche quello di fare secondo. Insomma. Come diceva il mister, certo, di consolidare il secondo posto. L'ultima promozione in B, tra l'altro, il Pescara ci è andato proprio vincendo i playoff da seconda. Se per andare in B dobbiamo fare i playoff, c'è un po' di playoff, non è un problema. Il giocatore organico andrà in ferie un po' più tardi il mister, ma comunque. No, io devo andare a Corciano. Quando ci devi andare? Dopo il 9 maggio. 9 maggio finisce, poi ci saranno i playoff se ci sta. Comunque, ecco, a prescindere dalle posizioni, come andrà a finire? Secondo te, dacci le 5 squadre che arriveranno tra le prime 5, secondo te? Verona e Pescara l'hai detto. Scontato Pescara e Verona, penso Reggiana, Cosenza per me è una buona squadra e Ravenna. Il Ravenna come squadra. Tra l'altro il Ravenna domani c'era il recupero col Foggia in casa, domani sarà Ravenna-Foggia e Rimini-Valle del Giovenco. Girando un po' il discorso sulle abruzzesi, mi sembra che la Valle del Giovenco sia quella messa peggio, ma non tanto, cioè per come viene gestita, per come è stata gestita finora la situazione, i 3 cambi in panchina, 30-35 giocatori. Beh, all'inizio del campionato a me aveva fatto una buona impressione la Valle del Giovenco, poi noi non conosciamo magari i problemi interni. Io parlo appunto proprio di gestione. Ecco, non conoscendo questi problemi, magari solo per sentito dire,
si possono creare delle situazioni spiacevoli, però a me inizialmente la squadra mi ha fatto una buona impressione, così come io ritengo che sia una squadra molto valida quella del Lanciano. Adesso al di là del Giulianova che gioca un buon calcio, tutti quanti hanno apprezzato l'ottima organizzazione del Giulianova. Per me il Lanciano è una squadra attrezzata per poter lottare anche lei per i playoff. Purtroppo fino adesso i risultati non le stanno dando ragione, però per me il Lanciano è una bella squadra. Ecco, Eusebio, invece sul Lanciano, sul fatto che non riesca ad avere la stessa continuità in casa e fuori, cioè, come te lo spieghi? Cioè, se hai fatto un'idea, è chiaro che la dovresti conoscere la situazione, però questa squadra che fuori in casa non perde mai, è in casa, fa fatica sempre, cioè una questione, oramai è una costante, ma va dall'inizio della stagione, insomma. No, intanto... non è che voglio entrare proprio in merito, no, mi voglio interessa più il Pescara, per esempio... però io ho un pensiero, che può essere anche un pochino quello anche del Pescara, avendo gli attaccanti in questo momento che fanno anche loro fatica a far gol. Anche l'Eco, anche fuori casa, avrebbero meritato in alcune situazioni la vittoria, per quello che ho letto e sentito dire. In altre situazioni, anche in casa, l'ultima partita hanno creato tanto, alla fine hanno perso su una situazione sfavorevole con il gol di Biancolino. Ci può stare, magari manca un pochino di concretezza lì davanti. Ecco, nel confronto diretto che impressione ti ha fatto? C'è una squadra solida, tosta, solida, grandi fisicità, come ha detto Daniele, secondo me ha degli ottimi elementi, ma penso che sia partita la società per fare con l'obiettivo dei playoff. È stato dichiarato, è stato detto, ha preso dei giocatori importanti, giocatori che hanno fatto l'anno scorso, hanno vinto dei campionati da Antonioli, Sacilotto, Bastola. Giocatori che giocano in B come Masini, senza dimenticare altri. Anche Sinigaglia ha preso da poco. Sinigaglia, insomma, ha preso dei giocatori importanti, ha fatto degli acquisti mirati di qualità. Chiodini, stesso portiere che viene dal Frosinone della Serie B, ha fatto degli acquisti mirati, magari sperando di ottenere dei risultati diversi. In questo momento non ha ottenuto forse quello che speravano di. Però forse se devo rilevare una pecca, insomma, nel Lanciano, è rappresentata, secondo me, dalla mancanza di un attaccante che possa assicurare quei 15 gol, 14, però gli attaccanti li hanno presi, perché alla fin fine c'è Sinigaglia, c'è Improta, che ha fatto benissimo, anche un altro giocatore che ha vinto il campionato che hanno preso, Improta ha fatto benissimo, sì, a Giulianova, l'anno scorso sono andato due o tre volte a vederli, lui mi aveva impressionato per grande capacità, grande gamba. Lo stesso Sacilotto, con cui io ho giocato quando ero a Perugia, quando ero ancora giocatore, conosco. Beh, l'ultimo anno che hai fatto. L'ultimo anno, sì, era a Perugia, giocatore che ha vinto un campionato a Cesena, giocatore importante, di spessore. Sacilotto è molto bravo. Ha una squadra attrezzata, forse veramente pochi ricambi, però ottimi elementi come giocatori, diciamo sulla squadra base. Anche loro un po' penalizzati, soprattutto domenica. Sì, sì. Ci hanno Shadogan in panchina, un ottimo giocatore che ha avuto l'anno scorso. Insomma, parte per me è una buona squadra. Zetulaio, non so, esiste ancora, no, non ha giocato per niente. No, sempre infortunato. Senti, prima di Francesco andrà via, quindi prima di congedarlo, ovviamente lo ringraziamo sempre per la disponibilità. E stasera, tra l'altro, come c'eravate voi due, non abbiamo preparato servizi, quindi non c'è il respiro, le domande sono tutte prese dirette per voi due. Ecco, un'ultima domanda a Eusebio. Cioè, questa squadra oramai tu la conosci, hai imparato a conoscerla, che ti aspetti in più da questa squadra e che cosa dovrebbe confermare per avere qualcosa in più? Non è una domanda alla Marzullo, è una domanda... No, è vero, non è una domanda. Parliamo di calcio, perché esatto, a me fa piacere quando si parla di calcio, quando si fanno discorsi che non c'entrano niente piace un po' meno, però devo dire che... La continuità in questo momento di quello che abbiamo trovato, che è il gioco, il fatto del possesso palla, dare senso a questo possesso palla, che sia, ho già detto, meno sterile, che spesso si fa un ottimo possesso palla anche per 60-70 minuti, quello che sia, però c'è poco attacco della profondità.
la ricerca è quello che vorrei di più, un maggiore attacco degli spazi da parte dei giocatori al momento in cui si fa un possesso, ma poi c'è anche un attacco alla profondità, se no siamo sempre lì e diventa sterile. È quello che non vorrei, è quello che non voglio, andremo alla ricerca di creare più situazioni di pericolo alla squadra avversaria dentro l'area di rigore, visto che questi ultimi benedetti 20 metri vanno migliorati. È questo che voglio, non ho paura, assolutamente, sono convinto che può solo anche migliorare. Qualche giocatore in più in area, voglio dire, quindi questa sì, continuità. Sì, da portare, ma nell'intenzione c'è questo, nella volontà, nella voglia di spronare anche nelle caratteristiche dei propri giocatori che magari sono abituati a aspettare una respinta fuori area e andare invece a cercare il gol dentro il area. Il tiro direttamente, insomma. Spesso l'ultima partita l'ha fatto Coletti, però non c'è, magari non ha trovato la porta, però anche questo, il gol di Tognozzi maturato pure in questo modo, cioè il fatto che comunque ci si arriva. Beh, difatti Tognozzi ha anche calciato ugualmente da fuori area, si è smarcato bene, esatto, su di un sì, avversario, ma già il fatto che arriviamo a calciare in porta 8 volte sa significare che portiamo i centrocampisti al limite dell'area avversaria, magari adesso li porteremo anche 5 metri più avanti a calciare più vicino alla porta, sarebbe importantissimo. Con il Giulianova Tognozzi ci ha provato da dentro l'area di rigore, insomma l'ha fatto un inserimento, non so se si ricorda. Come no, sì, quando è entrato molto bene quella partita. È ovvio, un tipo di gioco simile, mister, presuppone una condizione fisica ottimale, lei sta lavorando molto su quello, non so se i ragazzi sono molto contenti, forse sono un po' stanchi. Devono essere contenti, perché è il loro lavoro, lo devono fare con passione, con amore e per trovare i risultati giusti. Questo è un gioco che nessuno si può permettere di non correre. Io dico sempre, una squadra di maggior qualità o di maggior tasso tecnico, per poter essere più brava di un'altra che magari ha qualcosina in meno, deve correre pari all'altra, se no non può prevalere. Comunque stanno tutti bene. Zappacosta, prossimo rientro? Penso che martedì rientri col gruppo. E che volevi dire? C'è un'ultima email per di Francesco, ma la legge Totò. Dai, perché tu devi avere qualche parolaccio? No, assolutamente. Rende di più. Allora, di Francesco non frega, questa era la parola che non volevi pronunciare. A Pescara si dice. Non essendo ancora pescarese. Esatto, tu pensavi fosse una parola, invece non significa. No, no, avevo capito il significato, ma la pronuncia non ce l'ho. È un gran complimento. Tu hai pronunciato bene. Bravo. È un grande lavoratore, un vero professionista, preparato ed è persino pescarese. Se riuscisse a dare una buona fisionomia di gioco alla sua squadra, potremmo seriamente candidarsi al nuovo Beniamino della piazza. Ci stai provando, voglio dire. No. Io sto provando a fare bene il mio lavoro, questo mi fa solo piacere, il fatto che già Sinufregni per noi sa che sono significato già, benissimo, perché le mie origini è una patente. Non le posso nascondere, anzi ne sono fiero. Voi che conoscete bene la lingua, tu e Totò. Beh, noi sì, anch'io. No, perché lui è di Scafa e non le sa. Daniele invece di Merano, allora lui. Va bene, Eusebio, noi ti lasciamo, ti ringraziamo, ovviamente aspettiamo. Sai che c'è un'altra sosta, quindi vediamo come vanno le cose, casomai. Troppe soste. No, una mo ce ne sta. Sarà aprile. Ci lamenteranno i ragazzi per il lavoro. Vabbè, per la prossima sosta ti prenotiamo. Ma perché li stai a Massagraso, insomma, stai lavorando? No, stanno lavorando, ma a Massagraso, parole grosse, perché si massacrano magari. No, nel senso che vanno a letto presto e sono sfiniti. Giustamente, e sono professionisti, il loro lavoro lo fa con amore, io dico sempre. No, qualche settimana fa mi ha detto che gli allenamenti di Zenano sono leggermente più duri di quelli suoi, non so se vuole confermare. No, sono nettamente più duri. Io so quello che ho fatto. Ma pensi di arrivarci? Pensi di arrivare e puoi minacciare questo? No, c'è un'evoluzione, ci sono dei cambiamenti. Ci si arriva in maniera diversa. Prima si correva più senza palla, si dice a secco in gergo, invece adesso si fanno molti allenamenti mirati più con la palla, perché alla fin fine la domenica si gioca col pallone e diventa più funzionale. Ok, benissimo. Grazie mille mister Di Francesco, ci torni grazie a voi presto se possibile. Come no, volentieri. Daniele, resta il nostro ostaggio, adesso parliamo della società, i casini, le cose. No, vedrai che succede. Rimango perché sennò non ti... Grazie sempre, bocca al lupo. Grazie mille. E comunque lasci lo studio da uno fregno, quindi sono benissimo. Salutiamo Federica che è venuta a prelevare l'allenatore. 10:30 sto. Sempre tu sei comunque che ci rovini le trasmissioni. Vabbè, grazie Federica, grazie. Ciao. Non tornare più. Ok, allora possiamo approfondire la questione. Daniele, allora questa. Prima volevi chiudere con le tue statistiche. No, le mie statistiche no. Non ci ho detto. Quindi le mie statistiche ho detto che c'era. No, se, scusa, Empoli, fammi sapere pure Empoli. Sì.
No, perché gli scommettitori vogliono sapere. Sì. Daniele, tu hai vissuto, diciamo, questa la fase del cambiamento, eri un po' fuori, però eri partecipe, nel senso che in effetti Di Francesco era anche una tua creatura, voglio dire, come idea di partenza, insomma. Sicuramente sì, non ho partecipato al momento del cambio, ma ero certo che soprattutto Peppe facesse questa scelta. E tra le altre cose c'è stata anche una presa di posizione da parte di Amerigo Pellegrini, ma anche dello stesso Lucchesi, perché se vogliamo poi Fabrizio conosce molto bene Eusebio, ha sempre apprezzato le qualità tecniche e umane del mister, per cui io ero convinto che la scelta cadesse su Eusebio. Ecco, come scelta, non ti ha sorpreso, nel senso siete soddisfatti, l'abbiamo detto prima, magari davanti a lui hai dato una risposta, ma credo che sia uguale. Beh, per me sarebbe sarei troppo di parte, perché no, voglio dire, amico. Secondo te che cosa ha dato Di Francesco? Voi vi aspettavate, cioè, un cambiamento, che cosa secondo te ci ha messo di suo in questo tipo io, di cambiamento? Io ho avuto un'impressione subito positiva, perché parlando con i ragazzi, io poi con i calciatori ci parlo, quindi parlando con i ragazzi non ho visto nessuno, ma neanche col minimo dubbio nei confronti del mister, anzi sono messi subito a disposizione, contenti, felici, anche se li fa lavorare. Io ieri sera abbiamo incontrato in sede Sodimo che diceva sono stanco, vado a letto a dormire, erano le 7, perché aveva fatto la doppia seduta e perché comunque veniva da un periodo magari non proprio brillantissimo nella precedente squadra, però io ho visto veramente un'armonia nel gruppo che secondo me è la base principale per ottenere risultati. E poi d'altronde sono dichiarazioni dei giocatori di tutti i giorni, non c'è nessuno che non apprezzi il tipo di lavoro di Eusebio. Poi basta andare a vedere un allenamento per capire, insomma, che Eusebio lavora sul campo, si fa sentire e li fa lavorare. No, tra l'altro questa è una squadra, come dice, ha messo di su anche la professionalità dei giocatori, nel senso che questa è una squadra che anche nel momento peggiore della prima gestione, sul piano dell'impegno, non è mai venuta meno, voglio dire. Quindi questa professionalità secondo me ovviamente va riconosciuta, e poi è andata a sposarsi con le caratteristiche e la voglia di lavorare di Francesco, che ha portato a questo tipo di risultato, che sta portando a questo tipo di risultato. Io dall'inizio del campionato che dico, noi quest'anno, magari nell'anno scorso, non perché non ci fossero nella passata stagione, ma magari noi siamo entrati in corsa, non sapevamo tante cose che c'erano state nella prima parte della stagione, però io devo dire che quest'anno noi abbiamo veramente un gruppo di ragazzi eccezionali. Di uomini eccezionali in prima battuta, poi calciatori bravi, perché alla fine riconoscono tutti il valore di questi ragazzi, ma soprattutto un gruppo importante. Ma gli stessi, qualcuno avrebbe potuto avere qualche dubbio su magari giocatori che erano più legati al mister Cucureddu, gli stessi giocatori che erano più legati a lui si sono messi a disposizione immediatamente. No, forse il particolare io più importante. Voglio fare sì. voglio dire solamente una cosa sul portiere, su Pinna. Sì. Il giorno che l'ho incontrato al Promenade mi disse: se fino a ieri ho dato il 100%, darò il 110%. Era un po' il figlio di Cucureddu, insomma, perché tra l'altro è stato proprio il giocatore che lui ha voluto. E che forse aveva meno credito, almeno inizialmente. Meno credito, però fatto... anche questo va dato atto anche a mister Cucureddu, sì, che insomma, ha portato dei giocatori che sono giocatori importanti, perché sì, Pinna magari è stato all'inizio un po' contestato, oggi è il beniamino indiscusso della tifoseria pescarese. No, quindi forse, se vogliamo tornare indietro, poi l'unico errore se poteva portare qualcuno in meno, insomma, forse questa era la...
si poteva fare lo stesso la squadra, risparmiando anche voi qualcosa, che non faceva male, voglio dire. Insomma. Vabbè, qualche errore ci può stare, sì. Un po' di inesperienza si paga, per cui... Errori di entusiasmo, lo chiamo. Anche errori di entusiasmo, ah, infatti. Ma soprattutto... Come dice Peppe, se io vado a Milano da solo mi compro pure l'albergo, quindi è meglio che venite qualcuno di voi. Meglio qualcuno. Quindi chi è andato solo ha frenato. Totò, ti interrompo nuovamente, c'è un'altra email di un nostro tifoso. Buonasera, che ne pensate dei due giocatori del Giulianova, Francesco Migliore e Kevin Matteo Vinetot, che all'Adriatico a me personalmente hanno impressionato? Potrebbero far parte di un futuro progetto col Pescara in B? Beh, noi che ne pensiamo? Migliore, mi sembra che qualche tempo fa qualcuno di noi si è anche informato sul giocatore. Giulianova, come dicevo prima, è una squadra ben allestita di giovani, gente che ha voglia di emergere, una buona organizzazione di gioco e un tecnico molto molto preparato e una persona molto seria. E quindi fa parte anche del gruppo, voglio dire, se un giocatore bravo si inserisce in un gruppo che funziona, tanto meglio. Per me sono due ottimi giocatori, ma ci sono tanti altri bravi giocatori nel Giulianova. Anch'io rispondo della stessa maniera, Vinetò è Migliore, il prossimo campionato non giocheranno di certo in prima divisione, anche se temo che Andrea Iaconi abbia sorpassato il Pescara nella corsa a questo giocatore, anche se nell'ultima finestra di mercato, nel mercato di gennaio, Cagliari e Chievo si sono inseriti nella trattativa, quindi tutto, sì, sì. Tutto da vedere. Io posso dire la mia, Migliore mi ha impressionato immediatamente. Sì, all'andata e poi ho visto diverse partite del Giulianova in televisione, spezzone, cioè un giocatore che dà moltissima continuità, grande corsa, se me farà carriera sicuramente. E invece mi ha sorpreso anche positivamente la crescita di Vinetò, l'avevo visto all'andata un po' acerbo. Mentre la partita che ha fatto contro il Pescara, l'ultima, mi ha dato sempre calmo, di grande personalità. Ma anche domenica con la partita, sì, che hanno vinto in casa, hanno fatto una grossa partita. Cioè da domenica sarebbe stata veramente una, sì, beffa per loro pareggiarla. Sì. No, io non mi auguro appunto che Giulianova possa uscire anche dalla zona play-out, che secondo me merita la salvezza diretta, insomma, per quello, per l'impe, per come ha affrontato il campionato, per il, con tutti i concorni puntando sui anche giovani, domenica ha messo sotto per la capacità, ha rischiato anche di pareggiare una partita perché ha segnato credo al 43 pochi minuti alla fine, sì, poi alla fine, ma io sono convinto che quest'anno tutte e quattro le abruzzesi regaleranno delle soddisfazioni, ognuno per quello che poi rappresenta il proprio obiettivo, però sono convinto che faranno bene tutte e quattro. Ecco, tu prima hai fatto la domanda a Eusebio, secondo te quali sono le cinque che arriveranno in fondo alla corsa? Ma io ripeto, io ero convinto che tra le cinque io ci avrei messo anche il Lanciano fino a qualche domenica fa. Il campionato è ancora lungo, per cui tutto può succedere. Certo, con la sconfitta di domenica si sono un po' complicati la vita, però io sono convinto, io ho visto un buon Lanciano, anzi nella partita di ritorno probabilmente è stato veramente molto bravo Eusebio, che nella prima partita sua forse li ha un po' intimoriti, no? Presentando quella squadra, sì, con quattro attaccanti, e chiaramente quando ci si trova di fronte a un attacco composto da quei nomi, sicuramente un minimo di attenzione in più che magari ti porta a tirarti un po' dietro, però il Lanciano è una buona squadra, però per le altre io penso che Cosenza, Ravenna siano le più accreditate, quelle più accreditate insieme a Verona, Pescara e anche la Ternana stessa, però la Ternana purtroppo non ha continuità perché ha perso un sacco di partite in casa, quindi anche lo stesso Portogruaro, che a me aveva ben impressionato, non ha fatto il salto di qualità, insomma, ha avuto come continuità. Poi alla fine, voglio dire, le squadre attrezzate escono fuori, quindi bastano due infortuni, due espulsioni, se non hai ricambi il campionato è lungo, e quindi magari noi ricambi ne abbiamo, quindi. Noi ricambi ce ne abbiamo. Che puoi dire? Secondo te? No, la classifica non è arrivata, è arrivato il momento.
In testa la classifica marcatori c'è ancora scusatemi, secondo gol di Coralli per l'Empoli contro Ancona. Quanto è stato bene? 2-0 per l'Empoli. Che minuto è? 55esimo minuto. Vabbè. Vuoi sapere qualcos'altro? No, ho giocato gol pure là, quindi insomma. In testa alla classifica marcatori abbiamo Altinier del Portogruaro con 9 reti, 8 reti Piovaccari del Ravenna, Rossi e Stefani della Reggiana, Biancolino del Cosenza e sì dell'Andria. Vi ricordo ancora, per quanto riguarda il trofeo Fabrizio Emanuele D'Alberto, a fine campionato il giocatore del Pescara che avrà segnato il maggior numero di reti verrà premiato da una delegazione di tifosi e dalla famiglia di questi due tifosissimi che non ci sono più. La situazione è la seguente: in testa la classifica marcatori per quanto riguarda il Pescara ci sono Olivi e Ganci con 4 reti, 2 reti Bonanni, Zizzari, Vitale, Sansovini e Tognozzi e una rete Coletti, Dettori, Verratti e Sembroni. Ecco, vorrei fare una domanda appunto a Daniele. Secondo te chi vincerà questo trofeo per quanto riguarda il Pescara? Attualmente sono Ganci e Olivi a 4 gol. Io spero Sansovini, Zizzari e poi Ganci anche Ganci. Meno che Olivi, poi se deve vincere Olivi va bene uguale, però insomma, speriamo che con un po' più di gol. Ecco, Sansovini ha buone probabilità di vincere, insomma. Ma io penso che sia veramente un aspetto psicologico, perché lui ci prova in tutte le maniere. Uno come Sansovini, che negli ultimi 3 anni ha fatto 50 gol, non è possibile, si è dimenticato di fare gol. Sono convinto che man mano che andrà avanti Eusebio risolverà anche questo problema e vedrete che Sansovini e Zizzeri torneranno a fare gol. Ma tra l'altro io avevo notato per la partita di Avezzano, dopo il 2-0, cioè lui cercava il gol disperatamente, quindi magari un paio di volte ha sbagliato proprio perché vuole sbloccarsi. È stato anche un po' sfortunato, sì. Con quel palo. Sì, quel palo, insomma. Cioè partite brutte io non le ricordo, insomma, lui quelle, anche quando si giocava male, voglio dire, questo 1 o 2 occasioni lui se le è sempre creato. Sì. Per cui è proprio vero che gli manca il gol. Mentre invece a me sembra che Zizzari abbia ancora qualche problema di condizione, secondo te? Però Zizzari viene purtroppo da una serie di infortuni che l'hanno. Questo dicevo io, a me dà questa impressione. Che l'hanno tenuto un po' troppo lontano dal campo. Il Zizzari dell'inizio di stagione, io ricordo la partita di Giulianova, dove purtroppo si è fatto male. Zizzari nella partita di Giuliano è stato il migliore in campo in assoluto. E appunto io ho riferimento a quella partita dove l'abbiamo un po' scoperto, diciamo, perché è stata quella migliore che ha disputato, non ancora lo vedo a quei livelli di sicuramente condizione. Il Zizzari in condizione non si sarebbe fatto prendere quella palla da Pomante domenica su quel contropiede. Pomante non è proprio una velocissima, voglio dire, cioè. Quindi però è chiaro. Scusate ancora, terzo Milan. Gol del Milan, Untelar. 3-1. Partita da gol. E stanno al 61esimo minuto. Vabbè, poi ti dico. Dai, chiamo. Poi avevi qualche cosa, no? No. Non c'è niente. Perché parliamo anche della società, di progetti futuri. Non so, Daniele, se l'ha parlato in passato, insomma, dell'argomento stadio, gestione, a che punto siamo, che cosa succederà nei prossimi mesi dopo che, insomma, sembra essere tornata la serenità totale nella società. L'argomento stadio è un argomento che purtroppo non dipende solo da noi. È un discorso aperto con il Comune di Pescara. Ci vorrà un po' di tempo. Adesso intanto dobbiamo con loro portare avanti l'accordo per avere a disposizione lo stadio per le partite, quindi cercare di usufruire in quelle domeniche dei servizi che lo stadio ci può dare. Per quanto riguarda la gestione è una cosa un po' più lunga, è un qualcosa che poi comunque non credo si possa fare a trattativa privata, per cui è una cosa un po' più di là da venire. Per quanto riguarda la società, l'intenzione resta comunque quella di... Ma diciamo che per il futuro passa delle società di calcio, passa per gli stadi. È chiaro che qui siamo a Pescara, non siamo a Milano, a Roma, a Barcellona, però anche qui a Pescara si può fare qualcosa di buono nello stadio Adriatico. Per cui probabilmente riprenderemo questo discorso quando anche l'ente sarà pronto. Quindi dipende pure dall'amministrazione.
No, dipende molto dall'amministrazione. C'è un contatto, voglio dire. Sì, sì, sì. Noi abbiamo, devo dire che abbiamo avuto da parte dell'amministrazione tutta l'apertura possibile, anzi, forse hanno fin troppa attenzione nei nostri confronti nel senso buono. Anche però il sindaco è particolarmente tifoso, quindi, ma anche gli altri, anche Luigi sicuramente, ma anche gli altri sono molto attenti alla situazione del Pescara. Beh, Pescara, voglio dire, con voi questa cosa sta succedendo? C'è qualche milanista. C'è qualche milanista. No, ma non credo che sia Andrea Costantini, perché quindi no. Maurizio da qui. Basta Unter, tanto sei due gol ogni sei mesi. Si capisce che non sono milanista. Sì. Sempre 3-1. Vogliamo andare con i pronostici, che dici? Ci siamo? Stasera me ne posso prendere comodo? 6 minuti, quindi. 6 minuti di pronostici. 3 minuti, 22-08, mi stai a fregare. Dai, Totò. Eccoci qua, andiamo alla Serie A, quindi la prima l'ho presa, ragazzi, Milan-Udinese ha previsto gol e stanno 3-1, vero? Grazie Untelaar. Sì. Per le altre partite avrei previsto gol anche per Roma-Palermo, è l'anticipo di domani. Tra l'altro Tonto Donati qui presente, essendo tifoso romanista, domani sarà a Roma col nipotino e curva, la curva di giallorossi, ovviamente lui trova le catene, sembra se trova le catene oppure Stella senza catene, va bene. Roma-Palermo gol o uno avresti messo tu, sì. Però io temo che insomma il Palermo fuori casa è stato un bel periodo. Vabbè, io metto gol, guardate 1,75 è una buona cosa. Sampdoria-Fiorentina viene una partita da 1x. La Fiorentina non è stata molto fortunata proprio con la Roma, una partita che avrebbe dovuto probabilmente vincere, invece l'ha persa. E la Sampdoria, stranamente, appena tolto Cassano, ha vinto 3 volte di fila, quindi insomma, per dire che il calcio è particolarmente strano, poi, insomma. E qui direi un 1x. E Cagliari-Bari, questa credo che sia la partita più bella della giornata, perché mette di fronte le squadre che stanno giocando il calcio migliore, non so Daniele se sei d'accordo. Sì, assolutamente sì. Come tipo di assolutamente di calcio, sì, insomma. Il Bari già dall'altro anno, il Cagliari poi non lo scopriamo noi, sono le due squadre che giocano meglio insieme con il Genoa. Poi c'è, insomma, sì, Allegri sta facendo, tra l'altro panchina d'oro, gli è andata male, insomma, il giorno della panchina d'oro ha perso con Mourinho, ma ci sta a perdere con l'Inter. Beh. Poi magari se non gli avessero annullato un gol c'era anche la possibilità di riaprirla. E quindi io direi una partita da 1-2 e non nascondo che tifo per l'1. Catania-Atalanta credo che sia la sorpresa, con Mihajlovic ha cambiato passo, però anche l'Atalanta con Mutti in panchina insomma si è ripresa, direi una partita da 1x. Chievo-Siena, io credo che Chievo sia più forte, anche se Siena non molla. Tu che ne pensi, Daniele? La partita ma il Siena purtroppo è un po' poco fortunato nelle ultime partite, perché come dici sì, tu non molla, ma non riesce a fare punti. Tra l'altro c'è questo Maccarone che segna sempre. Il Chievo è più organizzato, io sono d'accordo. Chievo 1, Juventus e Genova, io qui ho dato un 1-2, una doppia, perché insomma sulla carta la Juve io chiaramente X2. Io purtroppo sono di parte, però tu sparo sulla Croce Rossa perché in questo momento mi aspetto di tutto. Tu tifi per la Croce Rossa 1. Io tifo per la Croce Rossa 1. No, però Genova c'ha, tra l'altro c'ha tanti ex, c'ha Gasperini che probabilmente sarebbe stata la scelta migliore per la Juve in panchina, e una scelta che non hanno sicuramente fatto. Sì, sicuramente forse sì. Forse non avrebbe i guai attuali, insomma, la Juventus. Poi Livorno-Bologna direi 1x. Con prevalenza 1 secondo me, perché il Livorno, l'ho visto anche domenica scorsa, sta giocando benissimo, ha ritrovato Lucarelli che sembra un giocatore importante. Napoli-Inter direi una partita da X2, anche se nelle ultime 2 stagioni l'Inter ha perso proprio a Napoli, quindi insomma sicuramente in questo momento l'Inter dà segnali di forza.
C'è anche da considerare però che subito dopo ci sarà la Champions, quindi credo che l'impegno col Chelsea potrebbe anche distrarre in parte questa attenzione. Perché ha una rosa talmente ampia e forte che insomma si può permettere fare però due partite. Ecco, il clima d'attesa dell'ambiente, anche la tifoseria, è proprio questa, la Champions, che vorrebbe il tifoso interista. Ci credi anch'io quest'anno? No, ci vorrebbe, sarebbe voglia di comunque di andare avanti, insomma. Quindi potrebbe anche distrarre. Comunque dico X2. Infine Parma-Lazio, X2, io qui dico con prevalenza 2, soprattutto per l'arrivo di Reia, che è un allenatore che stimo moltissimo, è un navigatore capace, insomma, anche perché se grande non, esperienza. Se non dovesse fare risultato a Parma, per la Lazio si mette veramente male. Sì, esatto. Sì. Io credo appunto che il problema della Lazio in questo momento è quello di trovare la mentalità per lottare, perché non è una squadra, non dimentichiamo che ha aperto la stagione vincendo la Supercoppa con l'Inter, quindi i progetti e le ambizioni erano ben altri, adesso si trova a lottare. Quindi comunque X2, sono quote basse, contenute, però secondo me ce la possiamo fare. Intanto si parte da Milano Udinese già presa, però uno se non sarebbe giocato che fa? Fregato. Va bene, la nostra scommessa è quella un po' europea. Partiamo da Manchester City Stoke, la squadra di Mancini è arrivata in zona champion, sta facendo molto bene, credo che l'uno ci stia, 1,50. L'altra squadra in grandissima forma è il Bayern Monaco, che tra l'altro ha trovato un grandissimo Robben in questo momento, ha ritrovato Ribéry, però leggevo oggi che hanno problemi di formazione perché c'è un virus che ha un po' fastidiato la squadra, però credo che l'uno ci possa stare. Montpellier-Grenoble, questa è la partita del campionato francese che ho scelto, 1,45. Il Montpellier è tra la sorpresa generale, è l'unica squadra in questo momento che può insidiare il Bordeaux, perché insomma è ancora in lotta per il primo posto, perché il Bordeaux è caduto domenica scorsa fuori casa con Rennes. Passando all'Olanda, Herenveen-Ajax direi 2. Anche l'Ajax è fuori, un po' fuori dalla lotta per il primato, però sta giocando, l'ultima l'ha vinta 3-0, che è una delle formazioni più forti del campionato. E poi direi 2x per alzare un po' la quota, Santander-Malaga da X in Spagna e in Portogallo Leiria-Setúbal. Vitória-Setúbal è una squadra che sta nelle zone basse della classifica, però l'ultimo turno ha imposto il pari al Benfica che stava guidando la classifica, adesso è stato scavalcato dal Braga. E tra l'altro ho visto gli spezzoni, mi sembra una squadra molto capace, molto veloce, in grado di giocarsela anche fuori casa. E infine Leverkusen-Wolfsburg, il Leverkusen ha fatto un mezzo passo falso nell'ultimo turno, credo che possa tornare alla vittoria con il Wolfsburg, che invece non sta andando benissimo. Ricordiamo infine che domani ci sono i recuperi Ravenna-Foggia e Rimini-Valle del Giovenco. Per chi volesse scommettere, io direi Ravenna-Foggia 1 e Rimini-Valle del Giovenco da 1-2. Okay. Credo che sia tutto. Possiamo chiudere? Amici, parenti, tutti quanti. Grazie tantissime a Daniele Sebastiani. Grazie a voi. È stata dura, l'attesa è lunga, ma siamo molto soddisfatti. Io tu sai che sono solo per tuo figlio. Esatto, lui non ci crede, non crede che tu esistessi, ma invece l'abbiamo fatto vedere. Che tu tutte le sere raccontavi. Stasera mi ha fregato l'altra volta, invece. Grazie Grazie mille, appuntamento a venerdì prossimo, ore 20:45 qui su TV6. Un bacio a tutti. Thank you.